Se una donna contrae il coronavirus durante la gravidanza, non sembrano esserci particolari rischi né per lei né per il bambino, né durante la gravidanza né al momento del parto, perché il virus non attraversa la placenta e neanche poi il latte materno. Quindi questo ci tranquillizza molto. Infatti tutti gli studi, anche se pochi condotti finora, hanno dimostrato che i bambini nati da madri positive sono risultati sani. Tuttavia la donna in gravidanza ha già un sistema immunitario alterato e quindi deve avere particolare cautela, quindi cambiarsi mascherina molto spesso e lavarsi le mani con gel e acqua e sapone durante almeno 60 secondi. Qualsiasi donna in gravidanza che presenti sintomatologia parainfluenzale deve avvisare subito il proprio medico curante e ovviamente qualsiasi indagine invasiva tipo amniocentesi o villocentesi in presenza di sintomi deve essere evitata fino alla guarigione completa.